campi di concentramento da chi lo ha personalmente vissuto, dei vagoni dei treni che gradualmente si svuotavano, degli ebrei selezionati alle porte di Auschwitz, delle figlie divise dalle madri. Raccontare del fumo nero dei forni crematori da chi quel fumo lo ha visto con i suoi occhi ed insieme agli altri prigionieri rivolgeva lo sguardo verso il cielo alla ricerca disperata dei propri cari. Come può essere dimenticata, addirittura negata, la Shoah? Una delle ultime testimoni in vita, Edith Brooke, poetessa e scrittrice sopravvissuta ai campi di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen, a Vibo Valencia ha raccontato la sua terribile esperienza agli studenti in occasione della consegna del premio L'Operatore d'Oro giunto alla 13ª edizione. E se forte ed intenso è stato il dialogo con i ragazzi nel corso di una conversazione coordinata dai professori Tommaso Fiammingo ed Anna Melecrinis, studiosi della Shoah, toccante, commovente, è stato il momento in cui la stessa Edith Brooke ha scoperto la pietra d'inciampo posta all'ingresso del liceo classico Michele Morelli. Sono ancora momenti di profonda emozione. Enorme, enorme anche poi soprattutto perché ho visto la pietra d'inciampo che i miei genitori non ce l'hanno e mio fratello non ce l'ha, perché io vengo dall'Ungheria e lì non esistono anche le pietre d'inciampo. E mi ha proprio rotto dentro in qualche maniera. Oltre a questo, tutti i discorsi che hanno fatto sono stati così giusti, così perfetti, così importanti oggi, che non possono non toccare. Io credo che è stata una delle cose più belle, nel senso anche paradossale, che ho vissuto. Poi tanti ragazzi ad ascoltare, per questa capire. Questa è la cosa importante, di ascoltare e capire, almeno in... Qualcosa sempre arriva, io credo che ogni volta che vado nelle scuole, che è importante che arrivi qualcosa, che cambia qualcosa, che comunque riesco in qualche maniera a cambiare 5, 6, 10 persone durante la mia vita, allora la mia sopravvivenza non è stata inutile. Perché la memoria deve essere sempre coltivata. La memoria è vita, la memoria è futuro, lavoro a passato, presente e futuro, secondo me senza memoria. Non c'è niente, non c'è futuro neanche per loro, perché io non parlo di futuro per me, è futuro ormai alle spalle, però è importante che loro sappiano per la loro difesa, per difendere i più emarginati, i più deboli, i cosiddetti diversi, nel senso che deve essere una vita diversa, deve essere un futuro diverso. Grazie. Secondo me.